Ben arrivati, anno nuovo, inizia, riparte Info Magazine, condotto dal sottoscritto e da altri collaboratori per quanto riguarda STV. Questo spazio noi lo dedichiamo a personaggi che ad Amezio, in Calabria o in Italia ci fanno parlare di noi. Oggi parleremo di un cantautore, di un evento che c'è in città, un evento importante, già organizzato brillantemente da Antonio Costantino, che fra poco avremo qua. Parleremo di questa rassegna musicale che si darà al Teatro Grandinetti, rassegna che è già iniziata precedentemente con la cover di Lucio Dalla. E con Ricky Portella, che è il chitarrista di Lucio Dalla. Domani sera ci sarà un nostro cantautore importantissimo per la Calabria. L'abbiamo ricordato a fine anno con Amadeus in collegamento con Rai 1, nell'anno che verrà. È sempre ricordato dai maggiori musicisti italiani e parliamo di cantautore, parliamo di Rino Gaetano. E per l'occasione, e per parlare del concerto che si terrà domani sera al Teatro Grandinetti, ho il piacere di avere Antonino Costantino. Ben arrivato, Antonino. Ciao Giovanni, Come ciao, grazie va? dell'invito. Bene, bene, Ci tutto bene? accomodiamo. Non so se sono stato così tanto chiaro. Chiarissimo, beh, chiarissimo, chiarissimo, Allora, chiarissimo. oggi è l'11 gennaio, domani sera sarà il 12, però domani sera è grande serata al Teatro Grandinetti per la città della Lamezia Terme e per la Calabria, possiamo dire. Ci sarà, organizzata dalla vostra associazione, Notte di Stelle, e si parla di Rino Gaetano. Rino Gaetano è un cantautore famosissimo a livello nazionale e internazionale, dove ha avuto un panorama musicale piccolo, corto nella sua vita, perché sappiamo che nacque nel 1950 e morì il 2 giugno, tragicamente, a Roma, in un incidente stradale nel 1981. E su questo ne parleremo, perché fu un 8 anni di carriera incidente, musicale, effettivamente. esatto, fu un incidente un po' che lui lo scrisse anche come dovevano venire i fatti in una canzone, no? Che diceva che San Camillo rifiutava, infatti, le parole che lui disse in una canzone si ripeterono nel fatto accidentale suo. C'è questo mito, Questo probabilmente è un mito. Esatto. mito. Il vero nome di Rino Gaetano è Salvatore Antonio. Rino Gaetano esordì a Sanremo. Era un cantante un po' rivoluzionario all'epoca, era apprezzato da pochi, da Celentano, Lucio Dalla, da Gianni Morandi, però dai media non era apprezzato perché era un po' rivoluzionario. Lui si trasferì da Crotone a Roma, dove visse per gli altri anni, no? Però non dimenticando mai la sua terra, i suoi natali. E che successe? Praticamente venne portato da Vittorio Salvetti lo venne portato al Festival di Sanremo, dove con Gianna ebbe un enorme successo. Ci fu l'exploit di Rino Gaetano. Poi ci furono tante canzoni che fecero parlare di lui, una famosa Il cielo è sempre più blu, che infatti quando si entra a Che è un Crotone è inno, un è un inno. inno, è un Quando inno si entra a pazzesco. Crotone si vede subito la sua immagine in gigantografia presso le case popolari di Sì. Crotone, dove c'è scritto questa famosa frase: il cielo è sempre più blu. Il comune di Crotone ha fatto una statua, no? A nome di Rino Gaetano, è ricordato sempre negli eventi che si fa. Sì. C'è quel murales, è C'è bellissimo. nel murale, ci sono tante cose. E viene ricordato sempre da parte dei più grossi cantautori Rino Gaetano. Fatto sta che sui suoi pezzi sono sempre ricordati dai cantautori o dai cantanti più importanti che ci sono sul panorama nazionale e internazionale. Allora, voi cosa vi siete organizzati? Queste, diciamo, carrellate di cantautori che non esistono più, diciamo, in un Sì. certo 7 senso, avete iniziato giorno 7 dicembre dicembre. con diciamo, la cover di Lucio Un tributo a Dalla, un Lucio tributo a Dalla. Lucio Dalla Sì. e con la presenza di Ricky Portella, che è il chitarrista di Lucio Dalla. Certo.
Però vi siete ripetuti, in questo brochure la dici tutta, e la seconda data è appunto il 12 gennaio con Alessandro Gaetano. Chi è Alessandro Gaetano? Alessandro Gaetano è il nipote diretto di Rino, è il figlio di Anna, della sorella, che è un po'... diciamo, lei sta tenendo un po' vivo questo ricordo del fratello e della sua produzione musicale, dell'intera sua produzione artistica. E avremo quindi l'onore, insomma, di conoscerlo qui a Lamezia Terme, Alessandro, che io ho avuto già il piacere di conoscere, è un ragazzo splendido, anche lui, diciamo che si... continuo a portare avanti insieme alla mamma questo ricordo del grande, indimenticato zio Rino. E saranno due ore quasi di musica, di spettacolo, su tutti i pezzi di Rino Gaetano. Esatto. Diciamo che è una copia quasi originale. Guarda, loro sono bravissimi. Sono bravissimi. Sono bravissimi perché hanno un'interpretazione vive... pazzesca. Poi, che vuoi, uno spettacolo emozionante, perché essendoci il nipote, che è un vocalist anche lui, un cantante anche lui, quindi insomma l'emozione sarà doppia, quindi l'emozione sarà rivivere i pezzi, sarà quella anche di riviverli ascoltati da Alessandro, quindi... è un viaggio emozionale tra gli astri della musica di autore, e quindi questa frase voi l'avete scritta sui diciamo, questo è un po' lo slogan della rassegna della vostra associazione, diciamo, no? Di questa rassegna, che è la prima edizione, diciamo, di questa rassegna, con questi quattro appuntamenti. Quello di domani, quello del 12 gennaio, appunto, è un appuntamento molto sentito dal pubblico lametino e calabrese in particolare. C'è una molta presenza che arrivano da Crotone e da altre parti della Calabria. Guarda, c'è un grossissimo interesse, infatti c'è un tasso di, diciamo, di presenza molto alto al teatro. Il teatro sarà pieno e sarà ancora più divertente, quindi la serata, lo spettacolo, ancora più divertente e, come dicevo prima, ancora più emozionante, perché poi ci rimangono in mente serate, musiche e brani quando trasmettono emozioni. Fondamentalmente la musica, l'arte in generale, no? Trasmette emozioni, e quelle emozioni sono quelle che rimangono e che ti fanno, insomma... Continuiamo a parlare di Rino Gaetano. Sì. Durante la sua vita, breve vita, diciamo, nacque... come diciamo nel 1950 e poi morì nel 1981, a 30 anni morì in un centro stradale. Però in questa sua breve carriera ha scritto tanti pezzi che veramente sfornavano continuamente, pezzi che in quel momento non erano apprezzati dalla critica, venivano anche censurati. Poi nel tempo si sono riaperte le porte, sembra che la musica, i pezzi di Rino Gaetano sono in voga di nuovo, sono di nuovo, non sono pezzi vecchi. Pensa come è stato antesignano lui dei tempi, quando già nella fine degli anni 70 componeva questi brani, e che oggi sono di un'attualità pazzesca. Quindi il genio che si risveglia e si rivive oggi di brani scritti 40 anni fa ormai, anzi tra 40 e 50 anni fa, oggi si rivivono in un modo incredibile, bellissimo, è attualissimo, devo dire. Pensa, tu prima accennavi a Gianna, no? Gianna con cui è andata a Sanremo. Gianna è il primo manifesto incredibile dell'emancipazione femminile, esatto, se ci pensi. Cioè, che non è tanto apprezzata all'epoca. Perché all'epoca comunque ebbe questa novità musicale che non fu apprezzata come si sta rivalutando. Diciamo che lui era un po' scansonato ed era preso un po' per il passo della musica, no? Un po' che... diciamo, forse anticipava troppo i tempi in quel periodo. Ma non si capì. Non si capì probabilmente. Era un'attesa che non si capiva. Più che non si capì, ecco, forse non si amò quanto si sta amando oggi e quanto si sta apprezzando oggi. Ma perché probabilmente, ecco, lui è antesignano, ha visto avanti questi tempi e oggi li stiamo toccando magari con mano. Pensa a Non te regge più. No? A quella sfilata di personaggi, di avvenimenti e di eventi di cui lui parlava su in Non te regge più.
Allora, però poi quando lui fece Sanremo, insomma, non è che arrivò io l'ultimo, arrivò i primi tre. E figurate che c'era, all'inizio c'era Anna Ox, con un'emozione da pochi, Mattia Bazzara, e poi si classificò Rino Gaetano. Perché appunto, diciamo, loro erano più classica, musica più classica, più melodica, più sanremese. Esperto sanremese. Esatto, più sanremese. Questa è un po' la canzone delle, diciamo, ribelle, tipo, come posso dire, che abbiamo adesso, ce ne sono tanti, no? Adesso. Era di denuncia. Una canzone di denuncia, un brano di denuncia, un pezzo di denuncia. Infatti lui andava molto d'accordo con Renato Zero. Sì, e se ci pensi anche musicalmente, no? Un po' anomalo rispetto al target, no? Che si presentava, del brano che si presentava a Sanremo in quegli anni. Infatti poi, tanto il modo che lui era rivoluzionario, venne anche invitato nella famosa trasmissione di Acquario di Maurizio Costanzo, dove fece anche scalpore, insomma, cosa faceva un cantautore ribelle da Maurizio Costanzo, un giornalista. Però Maurizio Costanzo, sappiamo come è fatto, gli piacevano le sfide, e fu invitato da Acquario, dove ebbe un enorme successo e dove lo presentò ufficialmente al pubblico. Sì, oltre ai pezzi. Anche quello è stato uno sdoganamento, secondo me, nella storia di Rino. Poi magari Alessandro a teatro ci racconterà qualche altro aneddoto, perché poi sai, l'evento sarà un po' diciamo interfacciato o con alcuni momenti in cui Alessandro racconterà pezzi di vita, pezzi di aneddoti, retroscena o retroletture magari dei suoi brani. E chissà che non racconti pure di questo appuntamento che ha avuto con Maurizio Costanzo, che all'epoca, esatto, effettivamente già allora, no, sfornava questi... No, questi diciamo, come talent scout sfornava questi, diciamo, andava a scovare, ecco, qualcosa di nuovo e di interessante che ci potesse essere negli artisti. Poi fece parte anche del Festival Bar, perché dopo tutte queste, dopo Gianna, Sanremo, tanti pezzi che lui fece, che ebbe il consenso di grandi artisti, anche di Renato Zero, Ciolentano, lo ripeto, di tutti questi, lui partecipò anche al Festival Bar, sì, dove ebbe anche un enorme successo. Ah, degli artisti, l'altra volta abbiamo parlato di Lucio Dalla, sì. Sai che c'è un racconto che fece Lucio in una trasmissione televisiva, in cui racconta di aver incontrato sto ragazzo in autostrada, all'autogrill o al casello, insomma, incontrò sto ragazzo con una chitarra sulle spalle. Ovviamente, ha capito che era un musicista, gli chiese dove andava, lui gli disse sto andando a Roma, voglio andare a Roma, voglio andare a fare musica. Pensa che Lucio Dalla gli diede un passaggio a Rino Gaetano, non so se il primo passaggio perché lui arrivasse a Roma, o comunque diede un passaggio a Rino Gaetano, e lo raccontò Lucio in una trasmissione televisiva questo aneddoto. Appunto, però questo evento che si sarà domani sera a Teatro Grandinetti, devo dire che nulla a togliere a tutti i grandi artisti, che Dalla, che avete già fatto, Ricky Portera, nulla da togliere a Giancarlo Carisi per quanto riguarda Fabrizio De André, e nulla da togliere ai famosi, insomma, mitici Beatles che saranno il 16 marzo. Ma questo marzo, secondo me, la mia opinione, non è il più bello di tutti, perché questo è quello che ti piace più di tutti. Sì, infatti io domani sera sarò presente. Ci mancherebbe altro. Sarò presente perché è quello che mi gusta di più, perché c'è una storia dietro di un personaggio. Ma forse no, c'è una storia anche da Calabrese. Ecco, la storia da Calabrese, delle nostre origini. Vedi, nella sua letteratura, no? Ha scritto tanto degli ultimi, no? degli emarginati, degli ultimi. Chi al sud non si sente un po', no? Come il codino d'Italia, e quindi si rispecchia. Sì, perché noi viviamo al sud, diciamo. Vivendo al sud, capito, ci sentiamo un attimino, e lui ha sempre tenuto in considerazione e ha sempre narrato un po' degli ultimi nella sua storia musicante. Partiva l'emigrante con un mucchio di riviste, sì. Quindi insomma ha sempre tenuto l'operaio della Fiat, ha sempre parlato e tenuto, insomma, botta, no? Agli ultimi, diciamolo così,
e noi un pochettino, soprattutto nei tempi della grande emigrazione, no? In cui usciva lui con i brani dal sud alle fabbriche del nord, ecco che lui raccoglieva questi sentimenti quasi quasi con Fatto sta, voglia quello che stai dicendo tu e riscatto. degli ultimi, l'immagine gigantografia appena entra il Crotone è messa nelle case popolari. Vedi Cioè, guarda, quello significa gli ultimi, perché è proprio di solito nelle quello. case popolari nulla da togliere, mettono, ci stanno sempre gli ultimi. E Certo, cioè, insomma, è vizio invece sociale, la sua no? immagine, questa gigantografia, immensa gigantografia, che è bellissima, che Ecco dice appunto il il cielo a riscatto. Crotone, il cielo è sempre Sempre più più blu. blu. Cioè, perché, e la dice tutta quella frase, no? Proprio messa là, in quel contesto di quel degrado che c'è a Crotone, e quella abbellisce quella zona di case popolare. Certo, sì, ecco un riscatto anche là, ecco Ecco, che vedi, bella le case immagine popolari a Crotone dove il cielo è sempre più blu, è è sempre più bellissimo. blu. E se tu noti, ormai quella immagine c'è da tanti anni, ogni tanto viene ritoccata, non sbiadisce mai, perché ormai è diventata l'emblema di Crotone. È Ed è bellissimo, bellissima. è Fatto bellissimo. sta che nell'anno che verrà, fatto a Crotone, ad Amadeus, adesso Il 31 il 31 dicembre. dicembre, se tu dicevi Crotone, tutti dicevano Rino Gaetano. Infatti c'è stato C'è stato un momento proprio bellissimo dedicato a dedicato Rino a Rino. Gaetano. Insomma, e Rino Gaetano ha fatto ballare una piazza. Insomma, è uno che farà cantare ancora tante generazioni. Sì. In una vita artistica Quanti molto. ragazzi hai sentito ancora cantare a mano? A mano, O cioè, quanto noi, in discoteca sentiamo il cielo è sempre più blu io chiedo ancora? scusa di non poter mettere i pezzi perché sennò Facebook mi taglia Sì, l'intervista. certo. Però io vi invito a gustarvelo domani sera Certo. perché diciamo, Alessandro Gaetano, il nipote di Rino Gaetano, proprietario dei diritti d'autore di Rino Gaetano, insomma, con la stessa sua, diciamo, voce. O a Sì. modo suo ha riproposto tutto diciamo, il repertorio del suo zio. Sì. Con dei musicisti, tra le altre cose, bravissimi, perché sono tutti dei musicisti professionisti. Lui ha messo insieme per fare questa opera di ricordo dello zio. Anzi, a dire il vero, è la mamma, è Anna Gaetano, la sorella di Rino, che ha messo in piedi questa iniziativa, che cura insieme al figlio Alessandro di ricordo del nipote. I musicisti scelti sono tutti incredibilmente bravi. Pensa, una sorpresa, c'è anche un musicista calabrese di Soverato, il tastierista nella sua band, e non poteva mancare ovviamente un musicista calabrese. Poi ci fu il tragico giorno della sua morte, diciamo, che è Tristissimo. molto, molto triste. Fu l'8 gennaio del 1979, Sì. quando una mattina, con la sua Volvo 343, un'autovettura, perse il controllo in un incidente e un camion gli andò addosso. Detto dal camionista, e raccontò al camionista che lo vede prima accasciarsi e dopo sbattere, cioè nel senso che fu colto Colto da da malore. malore, Rino Gaetano. La cosa è che lui non era morto subito e ci fu, diciamo, anche questo ci fu un processo, il fatto che tutti gli ospedali di Roma dicevano che erano tutti pieni. Finché venne ricoverato e ormai fu troppo tardi, morì la mattina alle 6 del giorno dopo, nel 1979. Aveva 30 anni e quella data, e molti cantautori, molti artisti, se la ricordo come una data tristissima, andò via un pezzo di musica nascente italiana Italiana, e internazionale, sì. perché poi la sua carriera ci sono tanti pezzi. Però poi vengono riproposti in questi anni da tutti gli artisti più grossi, Anna Ox, ognuno ricorda Rino Gaetano, sempre un personaggio che non è mai andato via, è sempre tra di noi. Lo sentiamo sempre vivo perché per fortuna, non per fortuna, non è per fortuna, è per ovviamente capacità artistica Certo, dei suoi certo, certo. brani. Oggi sono più che mai attuali, più che mai attuali. Ecco, come dicevamo prima, e forse questo è il segreto anche del suo successo, questa denuncia popolare, questa
voglia, ecco, di, come dicevo prima, no? di esaltare, di cantare degli emarginati, bellissima. Poi tutto questo carrellare di donne, no? C'è quasi quasi un fil rouge, no? nella sua produzione musicale, in cui, ecco, lo spettacolo di stasera, di domani sera, è appunto Berta, Mariù e le altre, in cui il filo conduttore sarà appunto, no? Questo parlare delle donne, che sono non soltanto Berta, Mariù, Gianna, eccetera, ma una sfilza di nomi. Prima parlavamo che era un po', come venne l'incidente, era stato raccontato in un pezzo di Rino Gaetano, si intitolava La ballata di Renzo, e queste erano le frasi che lui mise in quel pezzo. Infatti la strada era buia, erano le 6 del mattino infatti, si andò al San Camillo e non lo accettarono forse per l'orario, ed è successo pure questo. Insomma, si pregò tutti i santi, ma si andò a San Giovanni e lì non vollero per lo sciopero. Fu rifiutato da tutti questi ospedali, infatti sì, questo qua un po' penso sia una mitizzazione comunque dell'evento, però del suo brano c'è questa sono strofe, diciamo, del test di un testo, però del suo brano. L'orario fu quello, gli ospedali si rifiutarono, c'è lo sciopero, insomma c'è qualcosa che è rientrata nel mito, sicuramente è rientrata nel mito. E magari anche di questo ci parlerà Alessandro, chi lo sa. Perciò domani sera sarà un grande concerto, ma sarà anche una grande storia di Rino Gaetano. Assolutamente. Secondo me sarà un momento triste, divertente, perché lui faceva i pezzi divertenti, e che ci ricordano la nostra gioventù, sì, o la gioventù attuale, perché come dicevo prima, non tramontano mai i pezzi di Rino Gaetano. Sono sempre attuali e futuristici. È vero, è verissimo. Questo è un po', ecco, è anche la caratteristica di tutta la rassegna, no? In ogni rassegna non c'è un concerto fine a se stesso, in ogni rassegna c'è un personaggio, in ogni data della rassegna, in ogni spettacolo della rassegna c'è un personaggio legato a doppio filo con il ricordo del tributo. Quindi come per Lucio Dalla c'è stato Ricky Portera, quindi chi meglio di lui poteva raccontare di Lucio. Questa volta ci sarà addirittura un pezzo della sua famiglia, un pezzo della famiglia di Rino Gaetano, Alessandro, che racconterà dello zio, come ci sarà Giancarlo Parisi per Fabrizio De André, che quindi, no? Ma ne parleremo nel momento che ci saranno. Certo. L'evento. A me mi interessa parlare adesso di Rino. Certo, sì, sì. Quindi, perché... appunto, dicevo questo proprio per dire che l'emozione sarà anche ascoltare qualcosa da Alessandro, no? In riferimento, e quindi farci un po' rivivere il periodo di Rino, e magari, che ne so, farci anche scoprire qualcosa che non conosciamo, che non abbiamo conosciuto di questo amatissimo. Perciò domani sera scopriremo di più di Rino Gaetano. Ricordiamo che fa parte del calendario dei Vacantusi. Sì. Salutiamo tutti i Vacantusi. Nico Morelli, Walter Vasta, tutti quanti. Sono stati incredibilmente gentili, aperti, e immediatamente, tra le altre cose, sono stato uno sprone incredibile per la nostra associazione. Esatto. Una collaborazione che è nata e suppongo, non lo diciamo, ma suppongo proseguirà anche al termine di questa rassegna, perché loro sono veramente, hanno parte l'esperienza che vantano, e in questo già vastissimo programma teatrale che c'è al Teatro Candinetti quest'anno, bellissimo, sia dei Vacantusi che degli Amacalabria, delle tre associazioni delle tre associazioni che compongono l'APS, che ha preso, diciamo, questa rassegna, che produce l'intera rassegna teatrale. E lui ci ha spinto, Nico, tantissimo a far inserire questi quattro. Ma Nico è uno che ci vede lungo. Ci vede molto lungo, è una persona molto esperta, e quindi ha inserito e ha voluto tantissimo, sta spingendo veramente e ci sta aiutando. Ecco, è nata veramente una simbiosi tra la nostra associazione e l'associazione Vacantusi, ed è una cosa bella, da cui nascono cose belle. Voglio, prima di chiudere questa intervista, che è stata piacevole confrontarti, Antonio, volevo ricordare che Rino Gaetano fu sepolto dopo la morte ad Alverano, il cimitero monumentale di Roma. E se abbiamo una foto che ci è arrivata, vediamo se incontriamo, dove c'è la lapide che ricorda Rino Gaetano.
Guardate, ancora i fans vanno a mettere la firma, un pensiero su quella, su forza, quella lapide. Dovrebbe, ce l'avrebbe mandato adesso la regia. Eccola, guardate, qualcuno va e mette qualcosa di Rino Gaetano, mette sempre i fiori freschi. Sì, vuol sì, dire che è un artista che è sempre presente, è messo in un luogo comune. Che emozione, ci avrebbe detto ancora tanto, avrebbe scritto ancora tanto, avrebbe col raccontato suo, col ancora suo tanto, cappello, il suo estro, sì, il suo è veramente cilindro qualcosa tipico e caratteristico. Perciò non c'è bisogno di avere grandi monumenti per andare a visitare un defunto, basta una piccola lapide e già ti dice tutto chi è stato e chi sarà ancora e cosa rappresenta, e cosa rappresenterà. Rappresenta e rappresenterà per, esatto, i giovani, per i giovani. Hai per capito? I giovani. L'altra volta parlavamo delle canzoni di un tempo che ancora ce le ricordiamo, che ancora si cantano, che ancora si suonano, e sì, tu no? mi facevi un po' quella battuta sul paragone alla musica moderna e alla musica attuale. Cosa sta nascendo di attuale? Nasce tante cose belle. No, ma perché però prima che, c'era però il cambiamento artisti, dell'Italia in quel periodo, sì, ancora, no? Le generazioni nuove. E probabilmente erano i figli dei fiori all'epoca, no? Ma probabilmente anche loro dicevano che non avrebbe mai avuto seguito. Esatto. Era l'anno dei ragazzi dei fiori, no? Perché dire che era scanzonato col suo cappellino, che lo prendevano per un cantante di strada. Esatto. Invece era uno che nei suoi pezzi metteva la poesia, metteva la vita attuale, grande la poesia, storia. Grande poesia. Insomma, domani sera vivremo poesia, musica, divertimento, racconti ed emozioni. Tutto grazie alla vostra note di stelle della vostra associazione. Diciamo, associazione, che veramente meritate un grande applauso. Grazie, sì. E meritate anche un qualcosa di più. Che io quest'anno non vi ho messo dentro perché siete arrivati, l'ho saputo dopo, insomma, la commissione, ti dico la verità, la commissione che aveva scelto i premiati c'era anche la vostra associazione. Che onore. Però c'è stato, e te lo faremo un altro anno, perché dopo questa rassegna meriteranno sicuramente un riconoscimento della gratitudine di tutta l'associazione. Questo è un'anteprima che ti ho dato un anno prima. Un anno prima. Un anno prima. Perciò, cosa vogliamo dire di più? Beh, vi aspettiamo tutti a teatro domani sera, 12 gennaio, si comincia alle 20:30, sarà uno spettacolo emozionante, si comincerà piuttosto puntuale, sarà puntuale l'inizio perché lo spettacolo dura 2 ore piene, quindi sarà un concerto e uno spettacolo, non chiamiamolo solo concerto, ma sarà uno spettacolo pienissimo. Ci sarà da divertirsi, ci sarà da emozionarsi, ci sarà da cantare, da muoversi insieme a questi grandi brani. Facciamo vedere la locandina, ecco, vediamo la locandina, ecco la locandina dove rappresenta proprio il concerto di domani sera con Alessandro Gaetano, giusto? Sì. Alessandro Gaetano e la Rino Gaetano Band. E la Rino Gaetano Band. E volevo ringraziare, lo faccio io stavolta, vai, se lo vuoi fare tu, vai. Tanti sponsor, che veramente io quando vedo queste cose, la partecipazione di tutti questi sponsor, mi fa piacere, perché questo vuol dire, al di là che voi siete persone conosciute, vuol dire che diciamo, il lato commerciale della città ha anche una cultura. Vuol dire crescere. Le aziende, diciamo che tra altre cose hanno, ecco, hanno pubblicizzano le cose importanti, collaborato, esatto, si può dire, alla realizzazione di questo evento. Ma io ti posso dire una cosa, conoscendo tutti i personaggi, sì, ti posso fare un elenco, no? Sì. Allora, i fratelli Stati hanno vissuto l'era di Rino Gaetano. Sì. Cioè, sì. L'era di tutti, no, tutti, ecco, la rassegna, sì. Francesco, BB Caffè, Eurodrink, sì, è uno che ha vissuto anche l'era di Rino Gaetano. Claudio Arpaglia, proprio l'età, sì, è uguale, è quella, no? Ecologia Oggi è la stessa cosa. I fratelli della Conad, l'Ottica, sì, insomma, e Stefano Rocca, Stefano che Emanuele Ionato, insomma, sono tutte gente che ha vissuto quell'era. Sì, perciò vero, tu dimmi, chi non ti sponsorizzava un evento del genere? Del genere. Poi sì, avete messo Lucio Dalla con Enrico Portella, sì, diciamo, no? Sì. E poi avete messo Alessandro Gaetano, il cugino, il nipote di Rino Gaetano, quello che ha i diritti d'autore di Rino Gaetano, sì, dove ci raccontare la storia. Poi ci sarà Giancarlo Parisi, che è un collaboratore fiatista proprio di Fabrizio De André, e poi chiude con i Beatles. Con l'unica tappa in Calabria di Beatles Story. Beatles Story, insomma, sì, sono degli eventi importantissimi, dove
io almeno ci sarà da divertirsi ed emozionarsi. Domani sera lo vedrò, gli altri, se Dio vuole, li rivedrò pure. Diciamo, domani sera ci godremo Rino Gaetano. Io manderei un'immagine di Rino Gaetano ancora. Ecco, vediamo se arriva un'immagine. Un'immagine che piace alla nostra regia. Ecco, Rino Gaetano chi era? Rino Gaetano era quello che l'aria aperta. E lui, e questa è un'immagine è emblematica, la sua chitarra dove pensava, diciamo, faceva i suoi pezzi, insomma, no? Dove stava guardando dove un stava cielo? Guardando, il cielo è sempre più, sempre blu. Più blu, il cielo delle cavalle. Con questa foto io vi saluto, ti ringrazio Antonino, grazie Giovanni, grazie in bocca al lupo per domani sera, sappiamo, affrettatevi per i biglietti perché siamo quasi al sold out, sì, si stanno vendendo, diciamo, sono tutto quasi pieno, tutto pieno, quasi pieno, quasi sold out, da qualche vicchietto sì, sold out, cosa cioè, vuol dire? È quasi pieno, sì, quasi, è vero, pieno, quasi pieno, mi auguro di trovare posto io, sì, rimangono pochissimi posti. Perciò ci vediamo domani sera alle 20.30, se non erro, presso il Teatro Grandinetti alle Mezze Terme. Ciao a tutti e grazie Antonio. Grazie a te, buongiorno a tutti.